invochiamo la presenza del Signore. Il nostro principio e il nostro aiuto sono nel nome di Dio, il quale vuole che tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Ascoltiamo alcuni versetti tratti dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2, da 2 a 5. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi venite edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore, noi veniamo a Te assetati di vita vera, in mezzo alle nostre ansie quotidiane. Rinfrescaci con la Tua presenza, rinnovaci con la Tua energia, facci rivivere, dissetaci alla fonte del Tuo amore, per Gesù Cristo nostro Signore, che è benedetto in eterno. Amen. Della predicazione di oggi si trova nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, i versetti da 19 a 29. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero:
abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. 8 giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse, e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e vedi le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose: Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Benedica il Signore la lettura e l'ascolto della sua santa parola. Care sorelle e cari fratelli, è trascorsa una settimana dalla Pasqua ed è così anche nel brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. È passata una settimana dalla risurrezione. Ma le porte di quella che potremmo chiamare la prima chiesa, la comunità dei discepoli e delle discepoli di Gesù, sono chiuse dall'interno. Fuori la minaccia, dentro la paura. Cosa ci accadrà se usciamo allo scoperto? Cosa avverrà se lasceremo aperte le porte di questo luogo? Con il rischio che vi entri anche chi vuole farci del male. Cosa ne sarà di noi se usciamo fuori a predicare l'Evangelo? È trascorsa una settimana dalla Pasqua, una settimana dalla risurrezione di Gesù Cristo, ma le porte sono rimaste chiuse. Nessuno può entrare per ascoltare l'annuncio pasquale. Nessuno ha il coraggio di uscire per annunciarlo. Ma almeno questi discepoli stanno insieme, non si sono dispersi. Sono una comunità timorosa, piena di apprensione, ma pur sempre una comunità. E questo è veramente importante, fare comunità. Non disperdersi, non isolarsi, ma rimanere uniti. Come sappiamo, tra tutti e quattro i Vangeli, quello di Giovanni è il più ricco di significati simbolici. Ed è sicuramente emblematico il fatto che il Cristo risorto si manifesti alla comunità di domenica, che all'epoca in cui venne scritto il Vangelo di Giovanni era il primo giorno della settimana, ma ormai per i cristiani era già il giorno in cui essi si riunivano per celebrare il culto. Il messaggio simbolico allora è chiaro. Ieri come oggi, quello è il momento e il luogo in cui si può incontrare il Cristo risorto. La domenica, al culto, quando la comunità dei credenti è riunita. Chi resta fuori rischia di non incontrare mai Gesù, di non fare esperienza della sua risurrezione. E non a caso, Tommaso, finché resta fuori da quella comunità, non incontra il risorto, perché è via, perché si è allontanato. Perché Tommaso non era insieme agli altri quel giorno? Non lo sappiamo. Forse aveva trovato un nascondiglio più sicuro. Oppure era così coraggioso da osare star fuori senza la protezione di quella porta chiusa. In ogni caso, qui ci viene detto che chi non è con la Chiesa,
chi diserta la comunità, chi abbandona il culto, magari sfugge alle minacce e alla paura, ma rischia di mancare all'appuntamento con il Signore, rischia di rimanere nel dubbio radicale, rischia di sottrarsi al soffio dello Spirito che libera e permette di accedere alla fede. Visto in questa chiave, Tommaso, potremmo dire che è un marginale della Chiesa, come tanti membri delle nostre comunità, che brillano per la loro assenza. Quando gli altri si riuniscono, lui si fa i fatti suoi. Gli altri sono dentro, lui è fuori. E anche quando rientra, è incredulo. Non ha paura di confessare la sua incredulità ai suoi fratelli e alle sue sorelle di chiesa. D'altra parte bisogna dire però che neanche Gesù condanna l'incredulo Tommaso, così come non condanna gli altri discepoli che lo avevano rinnegato, come Pietro, o comunque che gli avevano voltato le spalle, abbandonandolo nel momento più critico della sua vita, nel momento del supplizio sul Calvario. Per costoro ai quali Gesù si presenta a porte chiuse, non ha parole di rimprovero, dice semplicemente pace a voi. L'abbandono, il rinnegamento, la codardia e la fuga sono compresi e perdonati dal Signore. Ciò che conta è la volontà di rimanere suoi discepoli e sue discepole, comunità riunita all'ascolto della sua parola, disposta a mettersi in cammino nuovamente per annunciare l'Evangelo, essere una comunità pronta ad esporsi al soffio del suo spirito rigenerante. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Questo soffiare di Gesù non a caso ricorda il libro della Genesi, Genesi 2:7, quando Dio soffia nelle narici di Adamo per dargli la vita. E di questo infatti hanno bisogno i discepoli, di una sorta di nuova creazione, di essere richiamati alla vita e al coraggio della testimonianza. Perché, vedete, non basta essere una comunità di credenti, non basta credere e basta. Una chiesa che creda, ma che resti chiusa dentro se stessa, che professi la fede soltanto tra le quattro mura della chiesa o del tempio, non è una chiesa viva. Una chiesa che creda, ma che non abbia il coraggio di testimoniare la fede a quelli che sono fuori, rischia di diventare una tomba. E forse questo è il significato simbolico del soffio di Gesù su questa comunità riunita. È il soffio dello Spirito che riporta in vita una comunità morente e che renderà queste discepole e questi discepoli capaci di vincere la paura per uscire finalmente fuori a testimoniare l'Evangelo. Gesù non abbandona chi è venuto meno al suo compito, chi lo ha rinnegato, chi gli ha voltato le spalle, purché non lasci definitivamente la comunità dei credenti. Le discepole e i discepoli incontrano il risorto perché nonostante tutto le loro vite
sono rimaste legate a lui. Nonostante tutte le loro mancanze, le loro colpe, le loro paure, sono rimasti comunque insieme, come comunità riunita la domenica, pronta ad ascoltare quello che il Signore aveva da dire. E questo, se ci pensiamo, è in fondo quello che i discepoli e le discepole continuano a fare da più di 2000 anni. E lo facciamo anche nel tempo della pandemia, anche mediante i culti radiofonici o i culti in video. Ma che cosa ne sarà di Tommaso, l'incredulo, quello che ha disertato l'assemblea dei credenti, quello che è rimasto fuori? Neppure lui viene abbandonato, né dalla Chiesa né dal Signore. Questa prima comunità di discepoli e discepoli, questa prima comunità di credenti, questa prima Chiesa, nonostante le sue numerose pecche, ha qualcosa di molto bello. Sembra essere molto più aperta e tollerante di molte chiese del nostro tempo. Quando infatti Tommaso confessa agli altri discepoli che non crede nella risurrezione, non viene cacciato via, non viene scomunicato. La sua comunità non lo abbandona, nonostante la sua dichiarata incredulità. E neppure il Signore lo abbandonerà. Perché Tommaso, in fondo, anche se ha smesso di credere, non ha smesso però di cercare. È vero che se n'è andato via dalla comunità, ma è anche vero che è ritornato, sebbene pieno di dubbi. Pur non credendo nella risurrezione, Tommaso in fondo forse non ha smesso di sperare che il Signore possa parlargli, che possa manifestarsi anche a lui, così come ha fatto con gli altri. In fondo nel suo cuore è rimasto il desiderio di incontrare quel Signore nel quale aveva smesso di credere. Per quanto paradossale questo possa apparire, si può essere non credenti e ciò nonostante sperare di poter credere oppure di ritornare a credere. E a volte basta questo. È successo a Tommaso, è successo a tante persone che hanno riscoperto la fede in età adulta, dopo anni in cui l'avevano abbandonata, e che sono ritornate nella Chiesa, lì dove pensavano di non mettere più piede. A Tommaso che ritorna, sebbene dubbioso, nella comunità alla quale nonostante tutto sa di appartenere, il Signore si rivela. E quando questo accade, egli non ha più bisogno di mettere il suo dito nel segno dei chiodi, la sua mano nel costato di Gesù, come aveva precedentemente preteso. Allora la sua confessione di fede, la confessione di fede dell'incredulo Tommaso, diventerà la più alta, la più profonda, la più bella confessione di fede in Gesù che noi possiamo trovare in tutto il Nuovo Testamento. Se Pietro aveva riconosciuto in Gesù il Cristo, il Figlio del Dio vivente, Tommaso andrà ben oltre, chiamandolo Signor mio e Dio mio. Il nostro racconto si conclude con una beatitudine che è rivolta a tutti coloro che credono senza aver visto. Una beatitudine che è dunque rivolta anche a tutti noi. Beati quelli
che non hanno visto e hanno creduto. A noi, infatti, non è stato dato di vedere con i nostri occhi il corpo del Cristo risorto. Ma se non ci è possibile fare l'esperienza di Tommaso, abbiamo comunque la possibilità di fare l'esperienza dei discepoli di Emmaus, riconoscere il Signore nell'ascolto della sua parola e nello spezzare il pane. Una cosa è sicura: per quanto incerta e vacillante possa essere la nostra fede, il Signore può ancora attraversare le porte chiuse dei nostri templi, delle nostre chiese o delle nostre case, così come quelle dei nostri cuori. Può ancora soffiare il suo spirito sulle nostre comunità e renderci capaci di annunciare la sua parola che rigenera e consola. Il mio augurio per ciascuna e ciascuno di noi è che possiamo farne esperienza. Amen. Signore Gesù, che sei risorto dalla morte, attraversa le porte chiuse dei nostri cuori e risuscita in noi la fede, la speranza e l'amore per Dio e per il prossimo. Porta a questo mondo tormentato, imprigionato nel dolore del Venerdì Santo, la liberazione dal male e dalla morte, affinché ovunque possa affiorare la gioia dell'alba della risurrezione. Amen.
Riceviamo la benedizione del Signore, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Andate in pace. Ricordatevi dei poveri, dei malati e degli afflitti, e che il Dio della pace resti con voi, ora e sempre. Amen.